Benvenuti a questa nuova edizione Delicata News. In apertura ci occupiamo di cronaca con un bruttissimo fatto raccontato dalla questura di Agrigento. Una giovane licatese è stata aggredita da un branco di coetanee. Sono già scattate due denunce, ma le indagini sono ancora in corso da parte degli uomini del commissariato di Licata. Ci occuperemo poi della disastrosa situazione ambientale che vivono i residenti di Via Riesi. Un focus sull'estate che sta per arrivare, su un cartellone di eventi che lascia desiderare, come ci ha spiegato il consigliere comunale Andrea Burgio, l'istituzione del disco orario in corso Vittorio Emanuele, chiusura con lo sport e il calcio. Andiamo a vedere i servizi. È un bruttissimo episodio di violenza quello reso noto dalla questura di Agrigento, da cui si apprende come la polizia ha deferito all'autorità giudiziaria due ventenni licatesi resesi responsabili del reato di lesioni personali aggravate. Le indagini hanno preso il via dopo la presentazione di una denuncia al commissariato di una giovane licatese che ha raccontato di essere stata vittima di un grave episodio di inaudita violenza ed in particolare che nel pomeriggio di pochi giorni fa, mentre transitava a piedi in una strada del centro, notava un assembramento di ragazze che, senza alcun motivo apparente, cominciavano ad importunarla, proferendo anche pesanti minacce di morte. Alla sua richiesta di spiegazioni per le minacce ricevute, scrive la questura, alcune delle ragazze l'aggredivano fisicamente, facendola cadere rovinosamente a terra. La giovane riusciva a trovare le forze per trovare rifugio presso un vicino esercizio commerciale, dove il titolare, intuendo la gravità della situazione, la nascondeva in un vano non accessibile al pubblico. Una delle indagate, visibilmente alterata ed armata di un bastone in legno, continua la questura, proferendo minacce di morte, entrava nel negozio nel tentativo di trovarla e verosimilmente continuare l'aggressione fisica, ma al netto rifiuto del titolare del locale di indicare dove si era nascosta la giovane e alla sua ferma opposizione al fine di salvaguardare l'incolumità della ragazza, desisteva e si allontanava dai luoghi unitamente alle altre complici. Sul posto è quindi giunta una pattuglia della polizia che prestava tempestivi soccorsi alla giovane ed avviava immediate indagini al fine di risalire all'identità delle autrici dell'aggressione, che peraltro avevano provocato delle gravi lesioni giudicate guaribili dai sanitari del pronto soccorso di Licata in 30 giorni. Le attività di indagini svolte dal commissariato con l'acquisizione di diversi filmati dei sistemi di videosorveglianza degli esercizi commerciali vicini permettevano di individuare e contestare le responsabilità penali a due delle ragazze autrici delle condotte violente, conclude la questura, e le giovani indagate venivano quindi deferite all'autorità giudiziaria poiché ritenute responsabili del reato di lesioni personali aggravate. Sono ancora in corso ulteriori attività finalizzate alla identificazione delle altre giovani autrici in concorso delle condotte violenti costituenti reato. Volevi un consulente di luce e gas, ma hai ricevuto solo fumo? Scegli la trasparenza firmata Ego Green. Ti aspettano consumi minori e costi ridotti in bolletta. Tu risparmi, l'ambiente ringrazia. Scopri di più. La condizione di contrada Saffarello via Riesi è ai limiti del disastro ambientale. Le nostre telecamere hanno documentato quanto i residenti segnalano da tempo: un'autentica bomba ecologica a pochi metri da abitazioni, residenze private e dall'entrata di quello che un tempo era il Blue Garden. Da settimane, ci hanno detto alcuni residenti, non possiamo aprire le finestre per evitare un'intossicazione a causa del tanfo che arriva dalla strada. Contrada Saffarello, strada provinciale per Riesi, più comunemente conosciuta come via Riesi. Un ammasso di spazzatura, come stanno inquadrando le nostre telecamere. Arrivano segnalazioni da parte dei residenti, condizioni igienico-sanitarie pietose. C'è puzza, ci sono tantissime mosche, c'è un caldo che finisce per lo sciogliere tutti questi rifiuti con inevitabile dispersione di percolato. Ci hanno detto i residenti che abitano in questa zona di non poter aprire le imposte e di essere costretti quindi a rimanere con le finestre chiuse, perché nel momento in cui aprono la puzza invade ovviamente le loro abitazioni. A giudicare dall'estensione di questa discarica a cielo aperto, perché non si può chiamare in altro modo, è ormai da tempo che questi rifiuti non devono essere raccolti. Oltretutto una parte di loro è stata anche bruciata, diossina e tutto quello ovviamente che ne può conseguire. Urge una bonifica di questa arteria, che oltretutto è molto collegata e dove risiedono decine di nuclei familiari. Un annuncio importante arriva intanto dal vice sindaco Antonio Montana, che detiene anche la delega ai servizi ambientali. Da ieri mattina hanno preso il via le bonifiche delle zone di abbandono. Siamo partiti da via Silvio Pellico, via Onfache, villaggio dei Fiori e villaggio agricolo. Le bonifiche continueranno fino a quando saranno ultimati i lavori su tutto il territorio comunale.
Contemporaneamente alle stesse, conclude Montana, viene istituita una squadra di recupero dei sacchetti abbandonati. La falegnameria Caico Arte Design è leader nel settore degli infissi in legno e della serramenta. La collaborazione con prestigiosissime ville italiane ne testimonia l'importanza dell'azienda. Veniteci a trovare in via Salvo d'Acquisto a Licata. Consigliere Burgio, dall'amministrazione comunale è arrivata una richiesta alle associazioni, un po' tardiva a nostro avviso, era il 6 di giugno quando è stata chiesta la partecipazione alla creazione di un cartellone estivo. Sì, ecco, il 6 di giugno l'amministrazione comunale invita le associazioni a presentare proposte per l'organizzazione di eventi per l'estate licatese. Credo che siamo un po' oltre il limite, perché un'associazione a vocazione turistica organizza per tempo un cartellone ricco di eventi di qualità, attirando turisti e anche diciamo offrire ai licatesi stessi degli eventi di ottima qualità. Questo arriva un po' tardi, come sempre, l'amministrazione comunale. Tra l'altro, tre assessori interessati all'organizzazione dell'estate licatese, quindi dico di solito quando sempre è stata organizzata da un assessore, dico, quindi magari quest'anno a luglio-agosto avremo un cartellone magnifico, perché non lo so, dico, spero, mi auguro di sì. Alla fine, come sempre, dico, questa amministrazione partorirà un topolino. Dico, vedremo, siamo qui ad attendere. Poi, dico, comunque, dico, si parla di organizzazione di eventi, si parla di turismo, ma turismo con una situazione di una città al degrado più totale, spazzatura, sicurezza, erbacce ovunque, dico... Ma di cosa stiamo parlando? Scusatemi, non è possibile, non è possibile. CEMI è vendita e noleggio di carrelli elevatori, macchinari industriali. Assistenza tecnica a domicilio con officina mobile e ricambi italiani ed esteri di tutte le marche. Veniteci a trovare al chilometro 238 della strada statale 115 a Licata. Via libera al disco orario per la sosta in Corso Vittorio Emanuele. Rispondendo alle esigenze dei commercianti, l'amministrazione comunale ha disposto l'istituzione della sosta con disco orario. Sui cartelli segnaletici all'ingresso dell'arteria sono stati apposti i simboli del disco orario, che disciplinano pertanto la possibilità di sostare a tempo per 30 minuti. Si tratta di una precisa richiesta arrivata dai commercianti della zona, soprattutto quelli per la vendita al dettaglio. Da mesi ormai, anche tramite una raccolta firme che aveva messo insieme una trentina di esercenti, si richiedeva la possibilità di sosta a tempo davanti ai negozi. Questo per scongiurare il parcheggio indiscriminato, che finiva con il penalizzare quanti operano nel tessuto commerciale di Corso Vittorio Emanuele. Come noto, da alcune settimane ha preso il via l'isola pedonale nel centro storico e nel quartiere Marina. Benvenuti in farmacia. Professionalità e servizi. Lavoro di squadra. Amici degli animali. Veniteci a trovare.
Romano sì, Romano no, Romano forse. Una delle questioni che tiene banco in Casalicata Calcio è la riconferma o meno dell'allenatore anche per la prossima stagione. La verità al momento è che le due parti si sono incontrate già una prima volta e lo rifaranno a breve. L'impressione è che manchino davvero pochi dettagli per stringersi la mano e ripartire insieme, cercando di dare continuità a quanto creato nell'ultima stagione. A spiegare tutto ci ha pensato proprio lo stesso Pippo Romano. Sì, la settimana scorsa ci siamo incontrati col presidente. Abbiamo espresso tutte e due la volontà di continuare il rapporto, però si devono dettagliare e definire alcune situazioni che più avanti, poi nel prossimo incontro che ci siamo dati, un prossimo incontro, dettaglieremo e valuteremo. Come precisato da Massimino già a Monday Night nell'ultima puntata dello scorso mese, il Licata proseguirà con il proprio lavoro di valorizzazione dei giovani, ma provando a ottenere, come quest'anno, una salvezza tranquilla. Ultimi dettagli dunque e a breve verrà formalizzato l'accordo. Salvo sorprese, alla guida del Licata ci sarà quindi ancora Pippo Romano. La volontà, come ho detto prima, c'è da tutte e due le parti. Il presidente ha espressamente detto che vuole fare anche quest'anno una linea verde. E vedremo sicuramente al prossimo incontro, quando definiremo tutto, daremo la comunicazione di che il nostro rapporto continui, sperando che non ci siano intoppi. Intanto, se il mercato in entrata è ancora fermo, il Licata ha già fatto il primo movimento in uscita. Dall'1 luglio, Boubacar Samaké, trascinatore di gialloblu con 19 gol in campionato, sarà un nuovo giocatore all'Arezzo. La squadra toscana ha però già ufficializzato la trattativa e il Licata, rimasto stupito dall'accaduto, ha spiegato in un comunicato che il calciatore fino al 30 giugno sarà ancora un tesserato gialloblu.